Ciao a tutti amiche e amici, visto il gran successo di Sex Fit, sono qui a riproporvi la rubrica. In questo video tratto una cosa un po' particolare, perché io ovviamente la propongo su me stesso come esercizio di stretching e di elasticità, ma è ottima sia per i maschi che per le femmine. A vedere fare questo tipo di lavoro si possono pensare tante cose, ma non fate subito i maliziosi, perché non è, o meglio, forse anche lo è. Però non è solo per quello che ve lo mostro. Ve lo mostro perché l'elasticità, come vi parlavo nei scorsi video, che devo dire hanno avuto un ottimo successo, infatti sono molto soddisfatto di questa sezione Sex Fit che ho messo nel mio canale. Ve ne parlavo di elasticità e su questo argomento verteranno tantissimi prossimi video. L'elasticità non è soltanto un discorso di flessibilità o comunque di mi porto la gamba dietro alla testa, ma è un discorso di reazione a quelli che sono stimoli ed input anche da un punto di vista sessuale. Perciò è inevitabile che se il mio corpo è un pezzo di legno, non potrà offrire le performance che desidero al partner. Lo stesso vale per la donna. Una donna che vuole stare in forma e vuole piacere, e magari si presenta con un fisico che è tutt'altro che atletico o sciolto, ovviamente farà più difficoltà, nonostante poi la base ormonale che fa impazzire il cervello e rende il corpo una macchina quasi invulnerabile, farà però più difficoltà nel godersi completamente tutta la fase, ecco, dell'accoppiamento. In questo video volevo semplicemente mostrarvi appunto questo esercizio da poter fare a casa, sul letto, per terra, su un tappetino, in palestra, dove volete. Questo esercizio è ottimale perché non sviluppa soltanto la flessibilità o la reazione da un punto di vista elastico, ma è ottimale perché c'è anche un potenziamento per quel che riguarda la muscolatura del pettorale, delle braccia, delle spalle. È quasi un plank dinamico. È una fusione del cobra e del cane, dello yoga, però con un'intensità leggermente maggiore. Quello che vi consiglio di fare, visto che si parla di fitness, è di fare questo esercizio anche tutti i giorni come pre-workout, e se in palestra non ci andate perché magari amate allenarvi a casa, fatelo comunque tutti i giorni anche a casa. È un ottimo stretching prima di andare a dormire, è un ottimo preparativo, un ottimo esercizio di preparazione a qualsiasi tipo di allenamento. Eseguite 4 serie per 20-25 ripetizioni. Ovviamente all'inizio tenere le braccia stese e flettere correttamente tutto il tronco non sarà facile, più che il tronco o tutto il corpo, perché diventa una sorta di curva, diciamo, quasi un'ellisse pulita. E mi raccomando di farlo costantemente e di renderlo il più possibile fluido. Vi mostro l'esercizio che rifarete a casa queste 4 volte al giorno per 20-25 ripetizioni. Fra un mese mi direte come state. Maschietti e femminucce, vale per entrambi i sessi. Quello è un tipo di lavoro che è fondamentale. Adesso non fate però subito, non dico altro. Andiamo avanti. Iscrivetevi a WKT Fitness TV, che tra poco, come vi dicevo in qualche video fa, cambierà nome. Ma restate connessi con Fabrizio Ferri, il vostro personal trainer. Da Sex Fit, capitolo terzo, si va con l'esercizio. La flessibilità, ho rubato questa routine allo yoga. Partiamo subito con il cobra. Come vedete, il cobra è molto semplice da fare. Si deve portare il corpo da prima in linea, quindi un plank, braccia tese, e poi scaricare il bacino verso il basso. Adesso passiamo ad una sequenza per spiegarvi poi il cane. Il cane si fa in questo modo, come vedete. L'obiettivo è quello di portare il più possibile in linea schiena e gambe, che tagliano un angolo più o meno di 50-60 gradi. Obiettivo è quello di toccare anche a terra coi talloni il più avanti possibile si va con la tecnica, e più si riesce a gestire questa esecuzione con rapidità e massima escursione. Io non sono ancora un perfetto esecutore, in quanto ho delle piccole rigidità articolari sulle quali sto lavorando e sulle quali conto di migliorare. Alla fine non si può essere perfetti sempre, però come vedete la schiena è quasi una rampa quando mi muovo.
e riesco a fare questa esecuzione con un ritmo molto buono che deve essere il vostro obiettivo. Il ritmo è abbastanza sostenuto in quanto la rubrica è Sex Fit, perciò vi lascio un po' immaginare la motivazione per la quale uno va a forzare questa andatura. Finite l'esecuzione in modo corretto, ogni volta che terminate, scaricate bene dorsali, pettorali e braccia e anche le gambe in questo modo con il bambino e lentamente dalle quattro zampe tornate in piedi. Grazie mille, iscrivetevi al canale e buon fitness a tutti.